Buongiorno, riunione di redazione stamane da Milano, dalla redazione di Affari Italiani, con un ospite un po' particolare, Pier Francesco Pacoda, che è un musicologo, leccese, critico musicale e saggista, e autore di un libro che ci piace raccontarvi. E questo si chiama Salento, amore mio, e il sottotitolo recita Viaggio nella musica, nei luoghi e tra i protagonisti del Rinascimento salentino. Perché parliamo di questo? Beh, intanto perché qui a Milano è una giornata uggiosa, fredda e hanno acceso i termosifoni e ci piace invece pensare al Salento e alle vacanze appena concluse e a questo luogo sempre più dell'immaginario degli italiani e non solo, che in Assolutamente. Salento vanno a ritemprarsi e hanno scoperto una specie di oasi di felicità. Quest'anno credo che il Salento abbia battuto tutti i record delle permanenze in ferie. E perché questo Salento ha lanciato una serie di idee culturali che stanno facendo il giro d'Italia e del mondo. Intorno a questo fenomeno che si chiama la Taranta. La Taranta è un fenomeno musicale, ma ha radici antropologiche, quelle studiate da famosi esperti, Ernesto De Martino, Ernesto De soprattutto. Martino su tutti, La Terra del Rimorso, e questo ballo un po' ritmato, un po' frenetico, è proprio una sorta di sortileggio terapia delle donne che dovevano liberarsi del morso di questi orrendi animaletti che in qualche modo le rendevano dipendenti, le rendevano e così. Le rendevano dipendenti, ma le rendevano anche indipendenti in realtà, no? Perché il morso della Taranta e questo ballo frenetico al quale tu facevi riferimento, che era poi una cosa che accadeva in un periodo preciso dell'anno, no? Cioè sempre in agosto, guarda caso, quando le temperature, che già nel Salento sono alte, erano ancora più alte, e soprattutto nel periodo nel quale i lavori in campagna sono più duri e massacranti, e come sai, molti anni fa erano appannaggio più delle donne che non degli uomini. E quindi in realtà era poi anche una forma di liberazione dalla loro condizione quotidiana e in particolare di quel periodo. Perché? Perché il morso della Taranta permetteva a queste donne di fare delle cose che altrimenti mai avrebbero potuto fare, di esibirsi pubblicamente in questo ballo sfrenato con un altissimo tasso di sensualità. Quindi era in realtà anche una forma straordinaria di liberazione. Si riteneva, la Taranta è stata studiata sino a De Martino da un punto di vista esclusivamente medico, non si riteneva appunto che fosse dovuto al morso di questo ragno, la Taranta, che è questo ragno maculato che in realtà esiste ancora adesso, seppur molto meno nel Salento. In realtà poi De Martino studiò e ci fece capire quali erano invece i tratti fortemente sociali e antropologici di questo morso, che era appunto una forma di liberazione. Ok, e Pier Francesco, questo libro, tu lo, nella quarta di copertina si dice, la fortuna del Salento è dovuta a qualcosa che altrove non esiste più e che qui invece ancora coltiviamo, che è l'umanità. Se bussi a una casa in un paese, prima ti offrono un bicchiere di vino, poi si fanno quattro chiacchiere e solo alla fine ti chiedono se hai bisogno di qualcosa. Questo è un patrimonio immateriale che dobbiamo fare in modo di salvare a tutti i costi. Ecco, questa umanità salentina, che mi consta, ho degli amici milanesi che stanno cercando casa laggiù proprio perché avvertono una sensibilità speciale. Tu sei partito, alla ricerca delle radici di questo fenomeno e Sì. hai colmato un vuoto. Questo è un libro prezioso. Raccontaci un po' di questa umanità salentina da cui è esploso questo fenomeno. Sì, beh, guarda, le frasi riportate in quarta di copertina mi sono particolarmente care. Le ho utilizzate e non sono mie, è una frase rubata a Luigi Chiriatti, che è una delle persone con le quali ho chiacchierato per fare il libro. Luigi Chiriatti è un musicologo e ha una piccola casa editrice che si chiama Curumuni. Curumuni è anche un posto importante, poi se vuoi ne parleremo, del quale parlo nel libro. E in realtà per tutto il libro, chiacchierando, incontrando le persone molto diverse tra loro, con le quali appunto ho conversato, quindi il libro è anche un'opera corale, non soltanto mia, la domanda di fondo era quella a cui tu facevi riferimento: perché?
Cioè, qual è la differenza, qual è il valore aggiunto che il Salento oggi ha rispetto al resto d'Italia o anche rispetto forse al resto del mondo? Perché il Salento? Perché c'è il mare bello, perché si mangia bene, perché ci sono tantissimi spettacoli ogni sera, c'è un altissimo concentrato di edonismo, c'è la notte della Taranta. Sicuramente sì, però questa risposta non mi bastava. E alla fine la risposta me l'ha data Chiriatti. In realtà, poi se voi lo approfondiamo, il vero valore aggiunto del Salento è appunto questo, è l'umanità. È quindi una maniera diversa di vivere e di intendere la quotidianità che, almeno per adesso, sfugge alla freneticità quotidiana alla quale siamo abituati in ogni angolo d'Italia. Ed è questo che è il motivo per cui le persone a cui tu fai riferimento e tantissimi altri che già l'hanno fatto, potremmo fare davvero tantissimi nomi, stanno cercando, cercano casa nel Salento, proprio per ritrovare, seppur per un periodo breve, quella umanità che è oggi un tratto caratteristico che abbiamo perso. E per Francesco, quest'estate questo libro sembrerebbe un libro locale, in realtà l'editore Kowalski, che è del gruppo Feltrinelli, certo, questo libro io quest'estate abbiamo seguito, appena uscito ha fatto il botto, certo, quindi dacci qualche numero. E poi è un fenomeno decisamente extra salentino a questo punto, c'è grande curiosità. Sì, beh, il successo del libro è stata una sorpresa per tutti, in primo luogo per me e per l'editore, perché il libro è un libro di saggistica e quest'estate è rimasto stabilmente nelle classifiche di vendita, quella, diciamo, ufficiale, la classifica Nielsen, quella che pubblica sia in tutto libri della stampa, sia il Corriere la domenica, stabilmente intorno al sesto posto, quindi un risultato assolutamente straordinario. Se pensi che poi viene fatta su un campione, mi sembra, di 900-1000 librerie, e tenendo presente che naturalmente però il cuore grosso delle vendite di questo libro è stato nel Salento. Non lo pensavamo assolutamente. Io credo che il libro stia ormai viaggiando verso l'esaurimento della sua prima tiratura, quindi è auspicabile una ristampa, che per un libro appunto di saggistica è un fatto inusuale. Il motivo è probabilmente quello a cui facevamo riferimento prima, e cioè questo valore aggiunto del Salento. Ma la cosa interessante è che è un libro che è stato acquistato ed apprezzato in misura uguale sia dalle tante persone in giro per l'Italia incuriosite del Salento. Noi abbiamo fatto una prima presentazione a Bologna, alla libreria Feltrinelli di Bologna, anche lì io ho fatto altri libri, altre presentazioni, insomma è stato un clamoroso tutto esaurito, non bastavano le sedie della libreria a Bologna. E tra l'altro l'ho presentato a Bologna con due persone che sono legate in maniera molto diversa tra loro al Salento. Una è Frank Nemola. Frank Nemola è un trombettista salentino ed è l'arrangiatore di Vasco Rossi, quello che suona dal vivo la tromba e tutti gli strumenti elettronici. Quindi c'è un po' di Salento anche nei brani di Vasco. Sì, perché lui è proprio un salentino di quelli autentici, benché viva a Bologna da molti anni. E l'altra persona è Massimo Iosaghini, che è architetto e designer di fama internazionale, quello che adesso ha ridisegnato i punti vendita Ferrari in tutto il mondo, per dirne una, che è invece un bolognese autentico, di quelli che però hanno acquistato casa nel Salento alla ricerca appunto di questa umanità, quindi contaminati. Per cui è stato il successo di quella presentazione, ci ha fatto un po' capire che davvero anche in giro per l'Italia questo libro poteva avere un successo considerevole. Anche perché c'è poco dal punto di vista editoriale, chi volesse capire meglio la Taranta trova poco. Tu hai messo in coda qualche indicazione bibliografica, a parte La terra del rimorso di De Martino, che è un libro del 59, certo. Poi Io al santo ci credo, diario di un musico delle Tarante, che è a cura di Luigi Chiriatti, che hai citato prima, e poi Acido fenico, ballata per Mimmo Carunchio camorrista, un lavoro teatrale, e poi poco altro. E dunque questo libro, come dicevo, colma un vuoto. Vediamo allora che cosa hai scoperto, perché tu prendi il fenomeno dalle sue radici. Dunque, certo, come questo evento, che io me lo ricordo dall'infanzia, perché anch'io vengo dal Salento, queste vicende si raccontavano con qualche imbarazzo, questa storia del morso veniva vissuto nelle nostre case con qualche disagio, come quelle superstizioni di cui è bene non parlare, le nostre mamme non gradivano. Poi invece di colpo è successo il Big Bang, cioè è diventato il vettore di cultura, di identità culturale,
e di territorio, e ora supera i confini e va a New York, dove i giovani salentini hanno portato i loro tamburelli e stanno ottenendo un grande successo. Certo. Si parla addirittura di Cina. Torniamo alle radici, Pier Francesco. Sì. Che cosa hai scoperto? Ma intanto i presupposti sono assolutamente quelli che tu indicavi. Questa della Tarante della Pizzica era una storia dimenticata e insieme, come dicevi tu, una storia rimossa. Perché? Perché evidentemente è una storia che ha a che fare con un passato povero, un passato contadino, che è il boom economico degli anni 60 e poi l'avvento violentissimo della televisione ha assolutamente azzerato. Ed è in fondo lo stesso motivo per cui ad esempio sino a primi anni 90, fine anni 80, il dialetto stesso era un oggetto poco in uso. I nostri genitori, per noi che veniamo dalla media, che sia salentina, mia mamma era un'insegnante, ci hanno sempre insegnato che il dialetto, parlare in italiano, sì, assolutamente. Sì. Cioè il dialetto è una cosa, un oggetto proprio da tenere lontano, perché era il simbolo appunto di un passato povero e completamente messo alle spalle. Quindi questo cosa ha significato? Ha significato un rischio molto forte, che era, poteva essere appunto quello della perdita o dello snaturamento di una identità, l'identità salentina, che invece è un'identità molto forte. E sino alla fine, all'inizio degli anni 90, in realtà la tradizione salentina, l'interesse per la pizzica, per le musiche tradizionali, naturalmente esisteva, ma era un fenomeno assolutamente di nicchia. Era, cioè, da un lato appannaggio degli studiosi, gli etnomusicologi, gli antropologi, che hanno sempre continuato a studiare e a esercitarsi su questo tema, dall'altro rischiava ovviamente una deriva folclorica, no? Un po' come per il liscio romagnolo, insomma, tanto per intenderci. Questo. Un attimo soltanto che ci colleghiamo, fra 10 secondi siamo in diretta. Ecco, ci forse abbiamo una sorpresa. Ah, sì, c'è bene. Adesso per 5 minuti. Oh, bene. Ecco, Stefano, ci sei? Stefano? Sì, eccomi. Eccoci, allora dai, una bella sorpresa, abbiamo al telefono l'assessore alla cultura di Milano, Stefano Boeri. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Stefano, come ti dicevo, stiamo ragionando con Pierfrancesco Pacoda di questo suo splendido libro, Salento amore mio, e anche tu so che quest'estate questo amore per il Salento l'hai sperimentato. Sì, diciamo amore, anche devo dire grande ammirazione per il modo in cui un territorio straordinario e vivacissimo raccontarsi attraverso la musica, perché vuol dire che questo della Taranta è un esempio straordinario di come il sistema della musica, che è anche un sistema di piccole e medie imprese che rischiano, che raccontano di pezzi di territorio, unendosi a tutto il sistema della cultura, fa creare un evento che è un evento di massa, di una potenza, dire, crescente e formidabile. Quindi io invito tutti a parteciparmi una volta, perché non è semplicemente una festa, è un modo in cui un pezzo di territorio italiano si racconta, e quindi è un modello di politica, non è solo un modello di cultura. Stefano, tu quest'estate, oltre ad assistere alla famosa notte della Taranta, hai poi incontrato il maestro Einaudi e Blasi, che è il sindaco di Melpignano ed è il segretario del Partito Democratico, e stai coltivando un'idea, cioè di, in qualche modo, di portare la Taranta a Milano. Com'è andata? Sì, assolutamente. Io vorrei, diciamo così, coltivare due idee che nascono dall'incontro di quest'estate e anche dal rapporto con Ludovico Einaudi. E una è quella di capire se si può davvero portare la notte della Taranta a Milano, in che forma. Era stata a Carlo Ponte qualche mese fa, ma io credo sarebbe bello riproporla nella città, a Milano, in una forma più estesa. E l'altra invece, e qui ovviamente entro in una cosa più importante, più difficile, è capire qual è la nostra Taranta, cioè qual è il modo con cui noi a Milano possiamo pensare di, come dire, avvolgere attorno alla storia della città tutto ciò che succede in questo momento nel territorio dal punto di vista della cultura musicale. Io il 24 pomeriggio riuniremo nella sala delle Cariatidi del Palazzo Reale tutte le comunità straniere di Milano, tutte, per la prima volta,
e credo che questo sarà uno dei temi in vista di Expo su cui dovremo lavorare insieme. E Stefano, tu tra l'altro tra pochi minuti presenti la mostra di Cézanne, quindi ti ringraziamo doppiamente per la telefonata. E dunque tra Cézanne e il Partito Democratico sei molto impegnato o no? Sono impegnato. Che succede? Il senso è il fatto che come Blasi, come la storia dell'Atalanta dice, ci vuole un Partito Democratico che abbia il polso delle grandi energie della città e del territorio, altrimenti se ci limitiamo a fare un problema di equilibrini tra correnti anacronistiche, abbiamo perso in partenza la sfida. Quindi ci vorrebbe forse un ragnetto che dia qualche morso qui a Milano? Un ragnetto, hai detto? Ho capito. Sì, un ragno come quello della Taranta, sì. Ah beh, assolutamente, sì, un ragno che inizia un po' di... però non di veleno, perché ne abbiamo già abbastanza, quindi abbiamo bisogno di linfa vitale e di, secondo me, un po' di coraggio, perché gli elettori, 170.000 elettori ci hanno chiesto questo, quindi io credo che tutti dobbiamo essere consapevoli che la richiesta è di voglia e passione e coraggio. Stefano, ti ringraziamo, so che hai lì tutti i giornalisti da tutta Europa, quindi buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie. Arrivederci. Ecco, quindi Mariella e Fabio, abbiamo anche qualche elemento più politico per entrare nella discussione che è in corso. Come sappiamo, Boeri è impegnato in un'ipotesi di rinnovamento forte del Partito Democratico. Ieri c'è stata una definizione di un organigramma e gli contesta questa logica un po' correntizia, come diceva, e lo stiamo seguendo con attenzione. Torniamo al nostro Salento, che Francesco, stavamo raccontando delle origini. Sì. Parliamo di geografia, dove? La geografia del Salento è una geografia abbastanza complessa in realtà, perché il Salento, sai che è un'area non enorme, però è un'area di una infinita quantità di luoghi, di comuni, di posti, di paesi, ognuno con una sua storia interessante da raccontare. Ma dovendo... faccio una premessa, io vengo, tu lo dicevi prima, mi occupo di musica da molti anni e di culture giovanili a 360 gradi. Hai scritto anche diversi libri, sì, no? Sì, sì. Vuoi ricordare quello che ti è più caro? Non so. Intanto per Einaudi hai scritto sull'enciclopedia un saggio, sì, sulla musica techno. E poi per Einaudi io ho curato due libri storici sull'hip hop italiano, che ancora adesso sono dei libri di riferimento. Uno che uscì per Feltrinelli e si chiama Potere alla parola, con la prefazione di Giovanotti, e un altro che si chiama Hip Hop italiano, che uscì dalla collana Einaudi Stile Libero. E poi ho fatto, ecco, ti cito un altro libro, perché è un libro a cui tengo molto, è un libro che si chiama La rivolta dello stile, che è uscito per Alet, che è un editore di saggistica di Padova, scritto insieme a Ted Polemus, che è il più grosso antropologo della moda in assoluto che ci sia al mondo. Abbiamo fatto un libro a quattro mani sulle relazioni tra lo stile e la musica, dagli anni 50, quindi dal rock and roll a oggi, passando attraverso il bebop, eccetera. Ti dico questo perché, occupandomi di un materiale, come possiamo dire, evanescente, qual è la cosiddetta popular culture, sulla quale non ci sono degli studi accademici in Italia, a differenza di altri paesi, spesso, quando ci si occupa di queste cose, una delle necessità che ha chi ne scrive, chi le racconta, chi ci fa dei saggi intorno, è quello di fissare dei paletti, no? Dei paletti anche in termini proprio di date e di metodologici, diciamo. E di cronologia, ed è molto difficile. L'esempio banale è, io mi sono molto occupato di musica negli anni fine anni 70, ad esempio il punk, no? Su quale io ho scritto. Allora, scrivendo di un argomento così singolare come quello, uno dei problemi è quando è nato il punk, ad esempio. Allora, è chiaro che non essendo una cosa legata a una storia particolare, ognuno ha il suo punto di vista, che può essere il primo concerto dei Clash, il primo concerto dei Sex Pistols, ma insomma c'è sempre bisogno di fissare una data, almeno io ho questa necessità. E così ho fatto per questa storia. Per cui, dovendo raccontare quando è iniziato il Rinascimento salentino, ho provato a datare tutto questo 20 anni fa, nel luglio del 1991, quando in un spazio che si trova sulla litoranea tra San Foco e Torre dell'Orso, va in scena questo esperimento, che poi è una storia che un po' attraversa tutto il libro, della cosiddetta mantagnata. Stare alla mantagnata, in dialetto salentino, vuol dire stare al riparo, mettersi al riparo dai venti soprattutto.
Bene, la Mantagnata fu un luogo occupato nel quale per la prima volta non solo fu il luogo nel quale per la prima volta un gruppo che secondo me è un gruppo importantissimo e Candele. fondamentale in questa storia, e cioè il Sud Sound System, suonò, ebbe occasione di suonare di fronte a un pubblico molto vasto, ma fu anche la prima volta nella quale, quindi più di 20 anni fa, andò in scena una ripresa, rilettura, reinterpretazione della tradizione popolare salentina da parte delle cosiddette culture giovanili, che sino ad allora erano completamente lontane dalla Quindi tradizione. giovani e vecchi si Giovani e vecchi si incontravano. incontravano, ma soprattutto giovani, i giovani lavorarono sul linguaggio, qual era quello del reggae e dell'hip hop, però recuperando da un lato il dialetto salentino per la prima volta e addirittura mettendo all'interno di queste forme, di questi linguaggi musicali, degli elementi della tradizione, della pizzica, che sino ad allora, come dicevo, era un appannaggio o dell'etnomusicologia o del folklore. Sì, si facevano nei battesimi, amico, nelle feste, nelle Sì, cresime. Erano esatto, delle cose da fisarmonica, da noi ci fisarmonica. vergognavamo un po', Ci perché vergognavamo erano gli un po'. anni dei Beatles, dei Rolling Stones, quindi era Esatto. un mondo da seppellire, diciamo. Assolutamente Invece da i giovani, seppellire. Invece i dopo giovani di noi, sono stati un po' più lo hanno riproposto, e proprio in quell'occasione un antropologo che si chiama Georges Lapassade, che è stato un antropologo francese scomparso 2 anni fa, che ha studiato con molta attenzione il fenomeno della pizzica, coniò questo termine del quale io parlo nel libro, che è tarantamuffin, che è una contrazione di due espressioni apparentemente molto lontane da loro: la taranta, quindi la musica della pizzica della tradizione, e il ragamuffin, che è una forma di reggae, adesso volgarizzo un po', più parlato, più legato all'hip hop. Insomma, due mondi lontanissimi, come direbbe Franco Battiato, si scontrano, collidono, entrano comunque in relazione molto forte tra di loro. Ed è anche la prima volta nella quale avviene un incontro tra i vecchi ultimi depositari della pizzica, gli Ucci, il gruppo di Uccio Aloisi, anche lui scomparso di recente, Foggiano, riscoperto da Bennato, nel quale si parla del libro. di Carpino, no? C'è A Carpino c'è un'area un'altra al storia molto nord. importante, anche lì la pizzica di Carpino, la musica tradizionale di Carpino, è una musica che ha delle radici molto forti e, se vuoi, anche una ricchezza creativa come musica della tradizione, forse più ricca addirittura di quella salentina, ma che è rimasta lì, è rimasta appunto appannaggio della Ma torniamo al etnomusicologia. Ma Salento. tornando al Salento, avviene questo incontro, quindi l'incontro tra i vecchi, gli Ucci, i cantori della tradizione, e i giovani. Questo incontro avviene in maniera molto informale, avviene nelle feste in campagna, avviene nelle cosiddette putee, quindi nelle osterie, no? Nei posti dove si mangiava la carne di cavallo, i pezzetti di carne di Putea era cavallo. una contrazione di bottega, Sì, la giusto? La bottega, putea. la putea erano Ci questi, dividimo alla putea, ci esatto, vediamo alla bottega. che è un po' come successe, credo, anche nella Parigi, se vuoi, del resistenzialismo con i bistrò e il caffè. Diventano da posti poveri, da posti del vino da 2 lire, da posti un po' da ubriaconi, invece diventano improvvisamente dei posti di elezione intellettuale, no? Perché sono i posti dove questi ragazzi molto giovani si incontrano con i vecchi cantori della tradizione e insieme cantano, suonano, improvvisano, dando vita, iniziando a dare vita a quel fenomeno che poi porterà alla notte della Taranta. È una storia straordinaria, come vedete. C'era Antonio Pugliuzzano che chiedeva una domanda. Antonio, ci sei? Appunto, prima visto tu ti occupi da anni di musica, non solo di Taranta, è un momento di crisi ormai da qualche anno per l'industria discografica. Il modello Notte della Taranta invece è un modello in contraddizione, perché è un modello vincente anche economicamente. C'è stata questa indagine della Bocconi, di due economisti, tra l'altro salentini. Quindi può essere un modello da seguire in generale per l'industria discografica? Cosa dovrebbe prendere l'industria mainstream dal modello Notte della Taranta? Ma guarda, io direi che sono due livelli separati, nel senso che l'industria, io sono uno di quelli, pur essendo non propriamente un teenager, quindi venendo da un'epoca in cui l'industria discografica era molto importante, io sono dell'idea che l'industria discografica, come noi la intendiamo, adesso dico una banalità, sia morta, cioè non c'è alcun futuro per l'industria discografica. Io di questo sono sicuro, assolutamente sicuro. Andrà lentamente estinguendosi, come andrà lentamente estinguendosi l'oggetto disco, ma è una cosa, no? Già, voglio dire, mia figlia, che ha 11 anni, ovviamente sì e no, sa che cos'è un CD, e quindi
è inevitabile. A fronte della crisi e della morte dell'industria discografica, mai in questo momento l'industria della musica, l'industria musicale, del consumo della musica, è così rigogliosa. Perché? Perché ci siamo accorti che la musica è il linguaggio per eccellenza. La musica è la forma, anche qui dico delle banalità, ma insomma è la forma di comunicazione privilegiata dai ragazzi, dai più giovani. E i più giovani sono gli oggetti centrali del mercato. Oggi, se il mercato qualsiasi cosa voglia vendere profilattici piuttosto che auto, piuttosto che abbigliamento, piuttosto che cibo, deve rivolgersi ai giovani. E come può farlo? Può farlo soltanto attraverso la musica. Pensa, questo non c'entra niente con la notte della Taranta, ma ai tanti modelli addirittura di automobili, no? Che hanno dei marchi legati a delle radio importanti, piuttosto che insomma delle cose strettamente musicali. Quindi la risposta è sì, la notte della Taranta è una è un modello virtuoso e vincente che non riguarda però soltanto, che non riguarda l'industria musicale, ma l'industria culturale a 360 gradi. Potrei dire banalmente che dimostra, come dice quella ricerca a cui tu fai riferimento, che con la cultura si mangia, a differenza di quanto altre persone dicano, ma soprattutto ricadute importantissime sul territorio, non solo, ma una cosa importante, e ne faceva anche riferimento nelle cose che ha detto l'assessore, il fatto che la notte della Taranta ha creato delle professionalità. Quindi da questo punto di vista è un modello vincente, delle professionalità stabili, nel senso che molta gente nel Salento oggi riesce a vivere di musica, con la creazione di cooperative, strutture, gruppi musicali, insomma sono tantissimi ragazzi che hanno fatto la propria passione, la professione, e come sai, come sapete, di questi tempi questo non è facile. C'è anche da dire che questo è stato possibile grazie a degli interventi sempre abbastanza mirati degli enti pubblici in generale. La regione con progetti come Bollenti Spiriti, insomma i progetti del governatore Vendola sicuramente hanno aiutato molto. Ma devo dire che anche al di là del colore politico, le diverse amministrazioni, sia provinciali ma anche comunali, che nel Salento si sono succedute, hanno sempre creduto moltissimo nel fatto che la cultura fosse il nostro petrolio e quindi davvero una maniera migliore per creare e definire delle professionalità. Pensa poi che la storia della notte della Taranta non è una storia, è una storia recente ma non recentissima, è comunque una storia che si è sedimentata negli anni sino ad arrivare a quello che diceva la ricerca della Bocconi, per cui se non sbaglio per ogni euro investito ne rimangono tre, no? Se non vado errato sul territorio, ma insomma mi sembra davvero una cosa straordinaria anche a fronte di investimenti, ora non so esattamente quali siano, di investimenti non enormi, cioè la notte della Taranta non costa una cifra mostruosa, se pensi che poi quando noi parliamo di notte della Taranta pensiamo al grande evento del 27 agosto, ma che come sai è un evento preceduto da un grande festival che inizia, mi sembra, sì, docce, agosto, non ricordo quanto, però va avanti tutto agosto. Tutte le sere in qualche paese accade un evento, esatto, legato gratuito, poi al concertone finale. Esatto, e quest'anno cioè, i vari gruppi si dividono, sì, sul territorio, esatto, e fanno loro spettacolo. I vari gruppi e anche altri gruppi che non partecipano al concerto finale, e quest'anno in molti paesi ci sono state delle performance di presenze di 20-25.000 persone, quindi assolutamente straordinario. Prova a pensa cosa significa per questi paesi che non sono paesi turistici, che non sono paesi sul mare, cosa significhi un impatto di questo genere. A questo che hai detto, però, provocatoriamente Blasi, che è stato il fondatore ed ex sindaco di Melpignano, ha detto che potrebbe l'anno prossimo fermarsi la Taranta per un anno di pausa, di riflessione, anche perché c'è il rischio che diventi una moda e che quindi si perda la specificità e l'originalità. E sempre tu nel tuo libro poi parli, proprio a proposito di riparo, di pizzica al riparo, che potrebbe essere una soluzione possibile per affinché appunto non diventi solo un fenomeno di moda. Quindi come si lega questa dichiarazione pesante di Blasi che ha fatto discutere e poi anche la pizzica però di pane? Gliel'hanno subito fatta. Però ancora non è stata ritirare, perché l'idea di sospendere per un anno ha lasciato tutti sgomenti, no? Quindi... Certo. Allora intanto voglio fare una precisazione sulla dichiarazione di Blasi, perché la dichiarazione di Sergio è stata fatta in occasione di una delle presentazioni del mio libro. Quindi la colpa è tua. Quindi la colpa è mia. Sì, la colpa no, non so se sia mia, ma insomma eravamo a Paratica, altro paesino meraviglioso, e dell'entroterra salentino, per una bella presentazione del libro, e Sergio molto carinamente ha accettato di presentarlo. E in quell'occasione
eravamo a pochi giorni dall'inizio della notte dell'Atalanta, sull'onda emotiva forse di un successo annunciato che è andato ancora, ogni anno diciamo la stessa cosa, ma che è andato ancora al di là di ogni aspettativa, Sergio ha lanciato una provocazione, perché ovviamente di quello si tratta, è chiaro come dici tu, che diventa un po' difficile fermare una macchina, ma nemmeno perché sia una, cioè, la notte dell'Atalanta non è una mega organizzazione alle spalle, io ci lavoro da 2 anni e prima la seguivo come giornalista, un'organizzazione davvero molto amatoriale, cioè di un piccolo nucleo di persone appassionate che lo fanno, però appunto avendo una ricaduta così importante sul territorio, in realtà Blasi diceva una cosa, sarebbe interessante capire cosa potrebbe succedere nel Salento se non ci fosse la notte dell'Atalanta, ed effettivamente questa è una, è un interrogativo valido, anche perché forse questo lasciava intendere il fatto che sarebbe interessante che la notte dell'Atalanta non si limiti a essere quella cosa meravigliosa che c'è a fine agosto e nei concerti che precedono l'evento di fine agosto, ma sia anche l'occasione, e io aggiungerei finalmente, per fare anche un lavoro di ricerca e di studio sulle tradizioni popolari salentine, sul tarantismo, un lavoro di antropologia. A questo proposito, dallo scorso anno è nata la fondazione, che è diretta da Massimo Brai, che è direttore della Treccani, che quindi dovrebbe lavorare in quella direzione. Per cui probabilmente più che fermare la notte dell'Atalanta, anzi sarebbe interessante il contrario, no? Diluire la notte dell'Atalanta con un lavoro di ricerca che è tutto l'anno. Altre domande? Ecco Virginia. Volevo chiedere una cosa, anche se in parte l'ha già spiegato prima, ma volevo capire meglio, dato che da sempre i fenomeni musicali sono l'espressione poi di processi storici, a livello sociologico perché proprio adesso questo successo della Taranta e di questo fenomeno addirittura a livello internazionale abbiamo visto? Sì. A livello internazionale, guarda, intanto come dicevo non è sicuramente un fenomeno che nasce oggi, perché la notte dell'Atalanta quest'anno ha festeggiato, mi sembra, la sua 12ª edizione, vado un po' a memoria, non ricordo, e io adesso quelle cose che si dicono l'ho vista nasce, no? In realtà non so se tu hai avuto occasione di assistere alla notte dell'Atalanta, e adesso si tiene in questo posto enorme fuori nel Pignano, quando è nata le prime 2 edizioni si sono svolte nella piazza del paesino, quindi era una piccola manifestazione di piazza che è cresciuta, quindi direi perché adesso, perché c'è stato un lavoro molto intenso da parte di un nucleo di persone che più o meno sono rimaste sempre le stesse, e dall'altro lato ti rispondo con una, adesso sembra uno di quegli slogan, ma il fatto che il Salento è, come io lo dicevo nel libro, anche questa è una frase che ho rubato, è un'isola sonante. Cioè il Salento è un territorio di straordinaria diffusione della creatività e in particolare della creatività musicale a 360 gradi. È un territorio dove si è sempre suonato, dove c'è sempre stata tantissima musica. Forse in questo momento questo fenomeno creativo così straordinario è stato aiutato ovviamente da un'organizzazione e da un intervento pubblico che ha permesso di arrivare a quello a cui siamo arrivati oggi. In più aggiungerei quello che dicevo nella quarta di copertina, e cioè questo famoso valore aggiunto dell'umanità, che è forse davvero quello che ha fatto la differenza rispetto ad altre manifestazioni del genere. Chi tu pensa che la notte dell'Atalanta è in fondo un festival di musica tradizionale, di world music, di musica etnica, ed è sicuramente il più grosso festival del genere d'Europa, se non del mondo, perché dove mai si è visto che 100.000 persone arrivano in un paesino dimenticato dell'estremo lembo d'Italia per ballare per ore e ore con della musica folk, della musica tradizionale, in buona parte acustica? Cioè sembra una cosa quasi atemporale, no? E invece non lo è. Per cui sì, credo che siano venuti a maturazione i tempi, ma soprattutto è dovuto al fatto che c'è un humus fertilissimo, straordinariamente vivace, di gruppi sia di giovani che di anziani. E guarda, c'è una cosa che ti aggiungo, che a me mi ha molto colpito a proposito di questa vitalità, no, che ha il Salento in questo momento. In una delle interviste del libro, quella con Luigi Chiriatti, che è questo musicologo che poi mi ha detto questa cosa dell'umanità che io ho rubato e messo in parte le copertine, lui è un etnomusicologo di, diciamo, formazione classica, cioè di quelli come faceva De Martino piuttosto che Roberto Leidi, che il lavoro dell'etnomusicologo qual è? È quello di andare alla ricerca di linguaggi culturali, musicali che stanno per scomparire, perché appunto c'è una trasformazione della società, quindi di quelli che vanno nei campi con il registratore e il microfono, come faceva Alan Lomax in America, a registrare le musiche tradizionali, perché sappiamo che non ci saranno più, una volta morti probabilmente gli ultimi esponenti.
Beh, lui mi raccontava che adesso sta avvenendo un fatto straordinario, e cioè avviene l'esatto contrario, nel senso che non è più l'etnomusicologo ad andare in giro alla ricerca dei vecchi cantori, ma sono i vecchi cantori che vanno dall'etnomusicologo. Vanno da lì perché? Perché in qualche maniera vogliono entrare nella, apro virgolette, storia, chiudo virgolette. Questi gruppi di anziani, anziane, cantanti, musicisti della tradizione, che vogliono approfittare, ma lo metto sempre tra virgolette, di questo fenomeno planetario che è la notte dell'Atalanta, per far capire che in fondo loro ci sono, e se questo è avvenuto anche grazie a loro. Certo, ma è possibile quindi che questo si inserisca in un'esigenza diffusa di ritorno alla terra, recupero della tradizione? Perché lo abbiamo visto anche in altri ambiti, per esempio l'ambito dell'ecologia, l'ambito del green, la sostenibilità, tutti questi concetti che adesso si stanno affermando. Ho intervistato pochi giorni fa il direttore artistico di un teatro di Monza che mi spiegava che hanno proprio lanciato quest'anno un progetto che si chiama Terra, che è tutto basato sulla scoperta di nuovi filoni musicali che richiamano proprio la terra. Quindi anche la Taranta si inserisce, il suo successo si inserisce in questa esigenza di recupero della terra. Stefano Boeri parlava di modello politico, e anch'io dopo la notte della Taranta ho scritto che è la risposta alla crisi del berlusconismo e del bersanismo, il modello Puglia-Taranta, questa economia che al riparo dalla globalizzazione, perché tagliata fuori, oggi forse trasforma un handicap in un'opportunità, esatto, perché non sta dentro il grande sistema dei consumatori globali, sui quali le multinazionali formano i loro prodotti, fino poi a far impazzire l'economia del pianeta con le crisi che conosciamo. C'è quest'oasi Puglia da cui emerge un modello politico. Sei d'accordo? Sono assolutamente d'accordo, ma poi è esattamente quello che dicevi tu. Guarda, usando un'espressione che oggi non si usa più, potremmo dire forse che il motivo è, come poi insomma dicevi tu, la necessità di un ritorno alla terra, che poi è un ritorno all'autenticità, che poi in fondo è un ritorno all'umanità. È un ritorno a uno stile di vita differente, che non so se sia possibile o meno, ma insomma è una cosa che lì stanno sperimentando. Adesso vi racconto un piccolo aneddoto che non, apparentemente non ha nulla a che fare con il libro, ed è una cosa che mi è stata raccontata in una conversazione avuta quest'estate nei giorni... Scusa, Francesco, c'è un brano di Einaudi, il primo del... che apre il concerto di solito, ha un titolo latino, vi dice qualcosa, riuscite a individuarlo? No, ha un nome latino, è il primo brano dell'ultimo disco, dell'ultimo concerto. Non vi dice nulla quello che vi ho detto? Antonio, mi dai un feedback? Hai capito di questo? Purtroppo non mi ricordo il titolo. Ma il disco, quale disco di Einaudi? L'ultimo disco, quello del Quotidiano. Ah, quello della Notte della Taranta, dell'edizione, come no, Ponte, eccetera. Nell'edizione 2010. L'ha rivisitato ulteriormente ed è eccezionale. Sì, sì. Voglio farlo bellissimo sentire, perché, un accenno facciamolo, il modello del concertone e della Notte della Taranta prevede che su un nucleo locale di musicisti si innesti il cosiddetto maestro concertatore, che cambia nel corso degli anni. Quindi abbiamo avuto, non so, Stuart Copland, quello più famoso, dei Police, e poi Sparagna, Giorgio Sparagna, Mauro Pagani, e da due anni Ludovico Einaudi, grande pianista, un piemontese, Einaudi, figlio dell'Einaudi di Bach Italia e delle Prediche Inutili, che si è messo alla testa di questi scatenati tamburellisti, che ha fatto la famosa sintesi, esatto, tra culture e tra età probabilmente, e ha realizzato lui questa musica, secondo me straordinaria, che forse Antonio... Ma dammi un feedback, Antonio, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo? Ah, perché non l'avevate prevista, no? Sul sito di Telecom c'era tutto il concerto fatto a Roma. Che avevamo... Anche sul sito della Notte della Taranta, credo. Donato, ti ricordi quel sito di Telecom che ci avevano segnalato? Esatto, se prendessimo quello è perfetto. No, è ancora lì, è ancora lì.
Sì, forse sul sito www.lanottelataranta.it, okay. Forse c'è. No, tra l'altro invece una, l'aneddoto che... L'aneddoto è un aneddoto molto banale, però ormai l'avevo anticipato, quindi chiacchierando con un esponente politico salentino importante in estate, si parlava appunto del modello Salento. E allora mi ha raccontato una cosa che io adesso racconto sempre quando faccio le presentazioni del mio libro, suscitando polemiche, anche ne abbiamo fatto una maglia in cui un invece importante esponente dell'industria alberghiera salentina si è inalberato moltissimo a fronte di questa dichiarazione. Insomma, il racconto detto in due parole è questo: mi raccontava questa persona di una riunione che c'è stata a Lecce del consiglio di amministrazione della Fondazione Notte della Taranta, che appunto da pochi anni a questa parte è una fondazione nel centro storico di Lecce. A questa riunione partecipava il revisore dei conti della fondazione, signore Romano, che veniva a Lecce per la prima volta. Arrivato in aereo, è stato portato a Lecce per fare questa riunione. La sera, non so per quale motivo, forse non c'era un volo, doveva tornare in serata, decide invece di tornare da Lecce a Roma in treno, e quindi prendere il treno che gli hanno prenotato dalla stazione. Cenano, la Lecce, chi la conosce sa quali sono le dimensioni, cenano in un posto del centro storico salentino, dopodiché lui, questo signore, chiede che gli venga prenotato un taxi per andare in stazione. A quel punto, di fronte a questa richiesta, tutte le persone che erano a tavola con lui si guardano negli occhi, perché erano tutti leccesi, nessuno nella sua vita aveva mai preso un taxi a Lecce. Allora la domanda è stata: ma ci sono i taxi a Lecce? Panico totale. Hanno chiesto al proprietario del ristorante, il quale, anche lì uno che sta lì da un sacco di anni, ha detto: ma io non lo so se ci sono i taxi a Lecce, ma anche se ci fosse non ho idea di come si fa per chiamare. In realtà, premessa, a Lecce taxi ci sono, insomma, però... qualcuno c'è, ma anch'io che ho 52 anni non ho mai preso un taxi a Lecce. Insomma, morale, alla fine hanno deciso di accompagnare questo signore a piedi in stazione, perché in realtà da dove erano, insomma, un quarto d'ora, no? E lui, che non era mai stato a Lecce, si è goduto la meraviglia splendente del barocco salentino di sera, insomma, una meraviglia. Quindi è arrivato lì, gli ha ringraziati del fatto di non aver preso un taxi per andare in stazione. A questo punto questo importante esponente politico mi fa: Pier Francesco, vedi, io da questa serata ho capito una cosa, che a Lecce i taxi non servono, perché noi abbiamo, perché quello che la gente chiede quando arriva qui è un modello di vita slow, lento, cioè di eliminare completamente quello stile di vita che invece è lo stile di vita che fa tutto l'anno. Ovviamente questo è un paradosso, no, è assolutamente un paradosso, i servizi ci vogliono, no? Sono assolutamente necessari per attrarre un turismo. Ma insomma, io l'ho trovato un fatto interessante nel suo essere una stupidaggine divertente e divertita. Però davvero, insomma, credo che in qualche maniera ci sia una diversità salentina, che è uno dei motivi per cui la gente attratta. Il titolo l'avete individuato di quel brano di Einaudi? Il titolo in latino, no? Tu che Francesco non lo ricordo assolutamente. Proprio l'inizio, l'ouverture. Ah, ok. Ma su quello della notte hai provato? Sì. Ah, ok. Ecco, tu parlavi mentre loro spiegavi davvero che per sentire anche le diversità, perché voi avete mandato dei brani molto ritmici, ma ecco, Durante, che è uno dei grandi salentini, che è stato poi assistente di Einaudi. Certo, che è un ragazzo poi di 27 anni, quindi molto giovane. Sì. E l'altro che quest'anno ha fatto il botto è... come si chiama, Antonio, l'abbiamo intervistato Durante, Mauro, l'altro, Durante, sì. L'altro che era quella voce fantastica, Cavallo, no, non Cavallo, Cavallo il tamburellista, allora, tamburellista. Nomade, no, è Castignano, Antonio Castignano, anche lui, sì, sì, straordinario, una voce eccezionale, straordinario tamburellista, forse sì. Ci arriviamo a quelle Einaudi lì, non credo. Dunque, tu parlavi di barocco e dal tuo libro prendo il capitolo Il barocco minimale di costume national. Costume national, per le donne lo conoscono bene, è un griff eccezionale. Mi ricordo che era andata in copertina su Time, avevano definito questi stilisti i nuovi Armani. Esatto. Bene, questi stilisti, i fratelli Capasa, sono salentini. Certo. A Milano hanno un negozio famoso nel centro del Quadrilatero, però sono salentini nell'animo, hanno una masseria vicino a Otranto, e dicono che proprio nelle loro creazioni
c'è questa influenza del barocco leccese minimalista, perché certo, quello di Lecce tu lo scrivi, lo racconti bene, certo, è particolare, no? Che cosa dici su questo? No, guarda, beh sì, sul barocco sì, il barocco leccese è un barocco minimale, come la musica di Ludovico Einaudi, no? Non è sicuramente un barocco esuberante come buona parte del barocco spagnolo, ad esempio. Ed sì, è stata interessante la chiacchierata con Ennio Capasa, che è il disegnatore di Costume Nazionale, perché lui appunto diceva che questo frammento Lembo di Salento, adesso anche qui sembra un po' retorica, ma è una cosa che lo ha sempre accompagnato e che poi, come dicevi tu, si riflette, entra in maniera prepotente nelle sue creazioni, che sono delle creazioni ultra minimali. Che sembra un paradosso, però se pensi alla musica di Ludovico Einaudi siamo assolutamente in sintonia, e no? Quello volevo. La musica di Einaudi è assolutamente minimale, eppure Ludovico, così come Capasa, sono riusciti a realizzare questo incontro tra il barocco e il minimalismo, in cui, se vuoi, dire ha perso non è bello, ma insomma ognuno ha abbandonato una parte di sé per arrivare a una sintesi perfetta, perché se da un lato il barocco è esuberanza ed è mettere delle cose in più e addizione, come invece sai il minimalismo è esattamente il contrario, linearità e sottrazione, certo, e quindi è stata una sintesi assolutamente perfetta. Eh sì, questo proprio, questa capacità di sottrarre, la caratteristica. Lui dice proviene, sì, proprio dall'essere, lo stilista Capasa dice proviene proprio dall'essere nato e vissuto per molti anni in un luogo dove la sottrazione è la vera protagonista dei paesaggi, delle visioni con le quali io ho diviso la mia quotidianità. La capacità di sottrarre, io la cito sempre anche nel nostro lavoro, questa marmellata mediatica, io dico sempre che uno dei driver del futuro sarà la capacità non di aggiungere, perché oramai siamo strapieni di notizie, di tutto, ma di sottrarre e selezionare. Assolutamente. Voglio prendere un altro brano dal tuo libro Salento amore mio, sempre di Capasa, dice Ennio Capasa: nascere qui per uno stilista è una straordinaria benedizione, perché ogni giorno fai i conti con una luce avvolgente. E chi mi conosce sa quanto io racconti della luce del Salento. Certo. Parentesi, ora girano i film perché costa di meno farli lì, perché c'è questa luce naturale, esatto, che ti fa risparmiare sui riflettori. Assolutamente. Sì. Poi parliamo del cinema pugliese. Quindi una luce avvolgente indimenticabile che con i suoi effetti cambia in continuazione la prospettiva dei panorami. Negli anni della mia infanzia, come per fortuna ancora adesso, il Salento era un luogo dove ogni cosa assumeva degli aspetti fiabeschi. Rasentavano la perfezione, il cibo, i colori, le famiglie allargate in una dimensione di allegria e di leggerezza ideale. Una cosa straordinaria, capite? Sì. Voi conoscete queste le creazioni di Costume Nazionale di Capasa, no? Che cosa possiamo dire, voi donne, che una volta si diceva che quelli di sinistra usano gli straccetti di Costume Nazionale per indicare un po' le donne di sinistra bene, diciamo. Radicale. Che dite? Qualcuna di voi vuol dirci qualcosa su questo Costume Nazionale? Benedetta, Chiara, Virginia, che ci dite? Voi che seguite un po' le mode, si vede un po' di Salento, no? No, io non sono salentina, però compri Costume Nazionale. Non compro Costume Nazionale, ma mi piace molto. Anche perché ci vuole un mutuo. Esatto, è per quello. Magari un giorno lo comprerò. Ma trovo che poter anche nella moda, o comunque anche poter esprimere l'essenzialità e questo modo che spiegava lei adesso di intendere il rapporto anche con l'ambiente circostante sia bello, cioè trovo che sia comunque un modo di esprimersi in una maniera diversa, come poi lo sono tutti i campi dell'arte e i modi d'espressione, ecco. Mi piace anche come stile, mi piace più del
delle mode invece diciamo pesanti o della moda un po' carnevalesca che si usa adesso e che si vede in giro, che invece diventa quasi una caricatura, mentre comunque saper essere naturali anche nella ricercatezza del modo di vestire la trovo una marcia in più, diciamo, rispetto a alla moda normalmente in testa. Sì, perché poi loro sono molto rigorosi, no? Sì. Immagini, appunto, come si dice minimale, ma insomma davvero... Ecco, sì, perché poi il minimalismo poi è ricercate, è un doppio, una doppia fatica, nel senso trovare l'originalità però in una semplicità di base. Abbiamo trovato nel frattempo, sì, vogliamo alzare un attimo il volume? Lavora con un materiale umano salentino, perché l'orchestra è formata esclusivamente da musicisti salentini, alcuni ormai stanziali tra virgolette, altri che vengono scelti e selezionati ogni anno attraverso delle audizioni. Tra l'altro la cosa che Einaudi ha aggiunto è stata un'attenzione particolare nei confronti della danza, perché noi stiamo parlando della musica, ma insomma quello che c'è di proprio in apertura di questa bella conversazione, la pizzica è l'altro, è permossi all'Atalanta di questa danza evocativa, sensuale, meravigliosa, che ha un ruolo molto importante e che prima di Einaudi era stata abbastanza trascurata all'interno della notte dell'Atalanta, e invece Einaudi ha recuperato portando sul palco sia delle ballerine sia portando anche quest'altra danza molto particolare. Quest'anno non so se per la prima volta, c'era anche una scorsa edizione, che è la cosiddetta danza scherma, che è quest'altra peculiarità salentina, che è questo tipo di danza retaggio della cultura rom zingara e che trova la sua massima espressione in un'altra festa molto importante che si tiene nel Salento, ma questa dai forti contenuti religiosi, la festa di San Rocco a Torre Maduri, dove il 15 agosto si sfidano queste famiglie di etnia rom ormai divenute stanziali nel Salento con questa danza nella quale il movimento delle dita simula invece delle lotte che una volta venivano in coltello. Questa tendenza è appunto Cavallo, Claudio Cavallo, sì, straordinario campionista, con i caratteri proprio della rom, che è eccezionale, no? Un altro grande personaggio. Un altro grande personaggio, che indica leader, integrazione. Anche, assolutamente, no? Sì, leader dei Mascarimiri, Muro Leccese, paese bellissimo che tutti in Italia hanno conosciuto perché gli era ambientato il giudice Mastrangelo, telefilm con Diego Abatantuono che ha mandato non ricordo quale rete, e lui viene da una famiglia rom. Una famiglia rom che è appunto arrivata nel Salento negli anni 60, credo, ed è diventata stanziale. Tra l'altro mi raccontava, lui adesso sta facendo un lavoro molto interessante di ricerca proprio sulle radici rom della musica tradizionale salentina. Ha pubblicato un disco molto bello, si chiama Gitani Strani, che racconta appunto questo incontro e questa tradizione. Mi raccontava una cosa che io ad esempio non sapevo, a proposito di che influenza ha avuto la cultura rom sulla tradizione salentina, che lo racconto nel libro, che è uno dei piatti simbolo della cultura povera tradizionale salentina, che cioè i cosiddetti pezzetti, che sono pezzetti di carne di cavallo bolliti nel sugo, sono un piatto zingaro, un piatto rom che poi invece si è proprio insediato nella cultura salentina. Quindi vedi, Virginia, la cultura salentina che integra è il problema, sì, dei rom, perché è una cultura di accoglienza. Infatti hanno candidato proprio quelle popolazioni al premio Nobel. Negli anni 90 furono candidate al premio la Puglia e il Salento candidati al premio Nobel in occasione della prima grossa ondata dell'arrivo degli immigrati albanesi. Forse voi eravate piccoli, ma la Vlora, che fu questa nave che arrivò nel porto di Bari con 20.000 albanesi, 20.000 tutti in una volta. Cioè questa è una cosa che va... Sì, è vero, fantastico. Ah, ok. Perfetto.
Poi se trovaste qualche ballo di queste splendide ragazze che erano sul palco quest'estate, una ragazza con un abito rosso straordinario. Come si chiama quella? La conosci? No, assolutamente. Antonio, c'è una domanda, ripeto con il microfono pronto. Sì. A proposito di contaminazioni e musica, l'altro merito di Einaudi è stato quello di aprire durante la notte, durante il concertone, la Taranta a ibridarsi con musiche non solo il reggae come era all'inizio, ma addirittura dai tamburellisti giapponesi. Quest'anno poi non c'è stato l'incontro con l'Irlanda per un problema finale, però un po' con tutto il mondo. Adesso la prossima frontiera potrebbe essere l'Africa, visto che quest'estate c'è stato proprio un problema che ha coinvolto direttamente il Salento con l'arrivo di immigrati disperati dalla Tunisia e poi dal confine libico. Sì, una delegazione dei quali ha preso la parola nell'ultimo concertone. Sì, sì. Erano i ragazzi che lì raccolgono i pomodori o Nardò, le angurie di Nardò, che quest'anno sono rimasti disoccupati perché la globalizzazione ha fatto sì che costasse di meno importarli dal Marocco, e quindi i meloni pugliesi sostavano sul terreno e questi poveri ragazzi di colore erano rimasti disoccupati. Esatto. I caporali non li avevano raccolti come tutte le mattine all'alba. E tra l'altro il ragazzo di cui adesso non ricordo il nome, che ha preso la parola proprio in apertura del concerto della notte, la Taranta, che era diventato un po' il ragazzo, era un ragazzo mi sembra nigeriano ma non ne sono sicuro, di riferimento appunto di questi ragazzi, come dicevi tu, di Mastri Senza Lavoro, è un laureando in ingegneria all'Università di Torino, che quindi veniva giù a raccogliere i pomodori per mantenersi agli studi all'università. Adesso ad andare via per le minacce, quindi esatto, non c'è più una storia, perché poi minacciato pesantemente dopo che aveva denunciato la situazione che tu. E io ho fatto dei video, ho fatto l'incontro con D'Alema lì al festival, devo dire un D'Alema un po' distratto. Sì, detto, forse pensava già alla pizza. Gli parlava, lui non mi sembrava particolarmente coinvolto, però. Tra l'altro quello è un luogo un po' daleniano, no? Perché direi di sì, un D'Alema. Salento è il Salento, d'altronde D'Alema si definisce il senatore di Gallipoli. Sì, esatto. Infatti quest'estate c'era D'Alema, non c'era Vendola. Non c'era Vendola, no, ma non penso. Noi che l'abbiamo un po' criticato, se n'è andato in Sardegna. È andato in vacanza in Sardegna. Questa cosa. Perché stiamo sottraendo noi pugliesi, pubblico e budget alla Sardegna, e quindi Vendola in Sardegna mi sembrava una contraddizione. Visto che appunto per allargare il discorso nel libro è un reportage, un viaggio a 360 gradi nel Salento, si parla anche di luoghi, anche piccolissimi paesi del Capo di Lecce, tipo la magica Soleto, posti di 2.000-3.000 abitanti, paesi tutti attaccati. Parliamo un po' del Salento magari autunnale, visto che lo stesso Vendola ha auspicato che si allargasse il turismo non solo da giugno a settembre ma anche tutto l'anno. Quindi cosa consiglieresti a un visitatore che va nel Salento autunnale, che dove appunto non c'è il mare, cosa c'è da vedere? Ecco, a proposito di mare, io quest'estate ho fatto dei video sull'erosione delle cose. Incredibile, scompaiono le spiagge a causa delle maree, e ci sono delle perdite molto gravi nella zona di Porto Cesareo, nella zona di Otranto. Ciò detto, pare che finalmente il piano delle coste, ieri l'assessore regionale l'abbia presentato, perché da 10 anni si aspetta un piano delle coste, in questo mitico Salento, questa mitica Puglia, in realtà sarà di moda, ma ancora vive una serie di contraddizioni di improvvisazione del territorio, e forse la classe politica dovrebbe adeguarsi ai cambiamenti indotti proprio dal fenomeno della Taranta, che ha portato la Puglia al centro di tante attenzioni. E quello che volevo dire sulla stagionalità, è stato complesso consentire agli stabilimenti balneari di allungare la stagione. Complicatissimo, si sono incartati sui divieti. Di tal che mi dicevano amici che gestiscono stabilimenti, avevano delle prenotazioni dalla Svizzera perché si prevedeva un ottobre molto caldo, ma loro erano obbligati a chiudere lo stabilimento, portar via ombrelloni e sedie. Ecco, questa è la Puglia delle contraddizioni. Per non parlare poi della criminalità organizzata che controlla parte del territorio, della questione dell'ambiente, abbiamo scritto delle cozze alla diossina, di questa ilva che non si riesce a controllare,
Ma abbiamo parlato anche della sanità e delle porcherie che accadevano intorno a quell'assessorato regionale, con derivazioni del bunga bunga berlusconiano in salsa rossa, diciamo, no? Con l'assessore tedesco e l'altro assessore. E, insomma, una Puglia contraddittoria, rispetto alla quale però io penso che la Taranta sia un vettore di cambiamento. Deve esserlo. Ma tu pensa, aggiungo alle cose che tu hai citato, il problema dell'eolico selvaggio, che sta diventando un vero problema, è quello dei pannelli solari selvaggi. Quello che sta accadendo adesso, pare che ci siano delle, adesso una cosa che non ho seguito bene, ma delle leggi regionali, ma sino a qualche tempo fa era davvero possibile per chiunque impiantare del fotovoltaico, che ovviamente è una cosa buona e giusta, ma veniva impiantato dove? Nei campi e nei vigneti, perché evidentemente a chi coltivava i vigneti era, per chi coltivava era molto più conveniente cedere i propri terreni a queste aziende del fotovoltaico piuttosto che continuare a fare il vino. Questo cosa significava? Significava appunto perdita della tradizione, perdita dell'identità, e sicuramente la Taranta è e deve essere un vettore di trasformazione. Francesco, abbiamo parlato di Capasio, un altro personaggio per me di culto è Edoardo Winspear, il regista. Sì. Anche a lui tu dedichi un passaggio, perché storicamente il ruolo di Winspear è importantissimo, vero? Sì. Beh, Edoardo sì, è un salentino strano, come sai, di nobilissime ascendenze, di super nobili ascendenze, vive a Depressa, che è questo paesino meraviglioso. A proposito della tua domanda su un Salento minore da visitare in autunno, Depressa è un posto che pochi conoscono, meraviglioso, questo paesino che si incontra andando da Lecce verso Santa Maria di Leuca. E quella è una strada davvero bella. E Edoardo è un regista ormai di fama internazionale. E, la chiacchierata con lui nel libro è interessante, perché non abbiamo tanto parlato della sua attività di regista, cioè lui non è un regista di pizzica, lui è un bravo regista che fa delle commedie, ha fatto le commedie noir, però lui ha fatto un film nel 1992, adesso non ricordo l'anno esatto dell'uscita, si chiamava Pizzicata. Un film che tra l'altro a suo tempo io allora scrivevo per il Manifesto, criticai anche, ma che mi interessava, però al di là del fatto che è un film che secondo me ha delle parti forse un po' troppo retoriche, ma è un film interessante perché la gestazione di questo film è stata preceduta da una serie di eventi che Edoardo Winspear organizzò per provare a fare una mappatura della scena primi anni 90, quindi in contemporanea con quello che succedeva alla Mantagnata, del folk, della musica tradizionale salentina. Quindi anche lui è stato quello, come avrebbe detto Danilo Dolci, un levatore di creatività, cioè una persona che ha deciso, da intellettuale qual è, di provare a capire attraverso l'organizzazione di feste. Cioè lui organizzò una rete incredibile di feste per un anno intero, nelle quali venivano invitati i giovani, appunto come il Sud Sound System, e i vecchi e gli antichi cantori. E questo permise di fare davvero per la prima volta una mappatura, cioè capire che cosa c'era, quanti vecchi musicisti ci fossero, cosa facevano. E questo è stato uno dei primi momenti in cui questa scena, che era quella appunto del folk e della tradizione, inizia ad avere visibilità. Quindi l'importanza di Edoardo è un'importanza, oltre che ovviamente artistica innegabile, anche sociale molto forte. L'altra cosa divertente, interessante, che lui racconta nel libro è di questa comunità di intellettuali, in particolare questo scultore che è scomparso qualche anno fa, che si chiama Norman Mommens. Negli anni 60, nel Salento, si insedia una grossissima comunità di intellettuali hippie, li definiremo oggi, che arrivano dall'ex Jugoslavia, piuttosto che dall'Inghilterra, alla Francia, scultori, poeti, pittori, che si insediano nelle campagne salentine e casualmente in un'area molto bella vicino a Specchia, e altro posto meraviglioso che consiglio a chiunque vada nel Salento in autunno di visitare, vicino alla masseria dove abitava la famiglia di Winspear. E racconta Edoardo una cosa molto interessante, cioè di come questi stranieri, questa comunità guidata da Norman Mommens, questo scultore belga, sono stati loro, dice Edoardo, a farmi amare il Salento, perché loro dopo pochi anni che erano lì conoscevano il Salento vero, quel Salento magico di cui parla Capasa nella sua intervista, molto meglio di me, che conoscevo le quattro pareti del posto bellissimo dove abitavo. Benedetta? Sì, visto che parlavamo dei pregi e dei difetti, certo. Mi piaceva anche ricordare che è notizia recentissima anche che il primo vino di Monturi è stato eletto il miglior vino d'Italia. Italia. Oggi non proprio. Lo sapevo. Notizia sì, di oggi, sì. Notizia di oggi. Col Sassicaia, sì. Quindi non
Esatto, ma... è un altro effetto collaterale. Sì, sì, sì. Un altro effetto collaterale positivo, esatto, di questa nuova, esatto, cultura pugliese. Sì. E andiamo verso la conclusione. Preparate una... Sì, velocissimamente, un microfono. Preparate una musichetta finale bella. La domanda semplice. Ci avete tutto il disco, sì, di quel, sì, concerto, sì, lì? C'è un coro di due donne fantastico. Una è Enza Pagliara, sì. Ma non si sente. Va bene. Ah. Okay. Io faccio una domanda provocatoria perché mi piace. Ti piace la, la domanda provocatoria? Ah, okay. Una persona come me, 100% del nord lombardo, chiama O mia bella Madunina e La nebbia. Che cosa dovrebbe trovare nella Taranta e nel Salento? E che parole userebbe lei per convincermi? Beh, intanto ti guarda, proprio banalissimamente ti direi semplicemente di venire nel Salento. Adesso sembra una cosa da film, tipo Giù al Nord, non mi ricordo. Sembra un tratto, questo estratto dalla trama di uno di quei film con Bisio. Però, guarda, sai cosa farei? Userei le parole della quarta di copertina. Cioè, molto banalmente ti... suggerirei di venire nel Salento alla scoperta non tanto dei posti meravigliosi che tu scoprirai da solo, ma la scoperta dell'umanità. Dobbiamo fare un riferimento a Sound System, certo, che è un gruppo molto conosciuto, anche loro un ruolo importante. Hanno avuto un ruolo molto importante, guarda, io anni fa scrissi che forse se non ci fosse stato il Sound System non ci sarebbe stata la notte della 40. Non so se sia vero. Ricordiamolo per chi ci ascolta, cos'è? Sul Sound System è un gruppo nato appunto che festeggia quest'anno i 20 anni. Intanto vi anticipo che sto scrivendo la biografia del Sound System che uscirà nel 2012, ed è un gruppo di ragazzi dei paesi della provincia salentina che si sono inventati appunto questo fenomeno del reggae misto con il dialetto salentino, e sono stati i primi a portare il dialetto salentino fuori dai confini salentini in un ambito di musica di consumo, di musica popolare trasmessa anche dalle grosse radio. Tra l'altro un gruppo con dei confini internazionali, ha fatto una australiana, e di recente sono stati in Inghilterra, a Bristol e a Londra, le patrie di quel genere musicale dove hanno avuto un successo molto grosso. E poi non possiamo prescindere da una citazione dei Negramaro. Ovviamente, sono Negramaro, che apparentemente non hanno molto a che fare con questa storia, no? Che è un vino, appunto, un vino di cui... Insieme col primitivo, il Negramaro, esatto, la Verdeca, sono... certo, della tradizione. Anche questo, anche il Negramaro sino 10-15 anni fa era assolutamente sconosciuto, no? Adesso è tornato di moda, e per una volta credo che l'espressione tornare a essere di moda si possa usare fortunatamente in un'accezione positiva. Ah, questa è Le radici catene, sì. Come si chiama? Si chiama Le radici catene. Questo pezzo ebbe un grosso successo dopo che loro furono invitati da Adriano Celentano, non so se ricordate, si chiama Realpolitik il programma, sì, non ricordo bene, è quella roba lì, sì, esatto. E furono invitati da Celentano, lo fece dal vivo e fu successo. Riusciamo a trovare meno, ce l'avete quella, perché magari concludiamo con quella che è molto ritmata. E ci avviamo alla conclusione. Io vorrei chiedere, ci siamo dimenticati qualche cosa, Pier Francesco? Questa è una bella domanda. No, dai, direi che abbiamo le cose importanti che abbiamo raccontato. E allora ti chiedo, tu sei stato giù 10 giorni fa, ci siamo sentiti, sei stato in Salento. Qualche novità sulla prossima edizione? Cos'è che bolle in pentola? Intanto Einaudi rimane o lascia? Guarda, questo naturalmente non lo so, non è una risposta di forma, perché è poi una decisione che spetta alla fondazione e al direttore artistico. Se vuoi sapere il mio auspicio... Qualche gossip. Beh, il mio auspicio personale è che rimanga, perché ripeto, la sua operazione è un'operazione culturale altissima, elevatissima, e quindi sono convinto che abbia ancora bisogno di qualche tempo per lavorare. No, racconta bene questa cosa, retroscena sulla prossima edizione, che succederà? Ma guarda, quest'anno abbiamo avuto le percussioni giapponesi. Esatto. Poi abbiamo avuto uno strano strumento lungo. Il geridoo, questo strumento australiano. Sì, sì, sì. No, direi che la linea sarà sempre quella delle contaminazioni, ma credetemi, siccome la notte dell'Atalanta è una cosa molto amatoriale, sì, ancora proprio non ci sono all'orizzonte. Viceversa, hai seguito la tournée di Daniele Durante, Canzoniere Grecanico, strepitoso. Pensa che hanno fatto 23 date perché devo chiudere. In 23 giorni. Antonio, ditemi qualcosa, c'è, non c'è, tra due minuti ce l'abbiamo, mi date feedback?
Quindi dicevo, figurati, è il suo bello, 23 dati in 23 giorni, è stato il più grosso tour in assoluto di un gruppo italiano negli Stati Uniti, quindi anche questa cosa che c'è la pizzica arriva, ritorno, sì. Un ritorno strepitoso, sono stati già riprenotati per gennaio, dove faranno la California, questa volta non avevano avuto occasione di fare, e quindi poi in questo momento Mauro Durante in Cina con Ludovico Einaudi, quindi un pizzico di talento è anche nel gruppo di Ludovico Einaudi. Mi dai feedback, Antonio? È partito, in questi casi è partito. Questa. Ah bene, addirittura non proprio. Tu sei un esperto di musica, qual è stato il miglior maestro concertatore che ha dato la migliore versione, ha interpretato meglio Comus? Ne cito due, e uno Ludovico Einaudi, perché ripeto è stato per rivoluzionaria se voglia riprendere la pizzica, e poi Copland, perché anche in quel caso Copland è un pesante, bravissimo batterista rock, e quindi anche qui l'incontro del rock, di rock così aggressivo con una musica che in fondo è sì barocca ma è anche molto delicata, la musica popolare, era una scommessa assoluta, era una scommessa vincente, così il fatto di Copland che è un superstar tra l'Italia, come sapete a Melvignano poi lui ha ricevuto anche le chiavi sul diventato cittadino onorario, era davvero, lo racconto come dico, uno del paese, lui si è sentito e ancora adesso i vecchietti del paese che lo chiamano Luca Opera, chiedendosi quando tornerà per poter offrire un caffè, insomma testimoniano davvero di quanto queste persone così diverse creino poi un rapporto speciale col Salento. Tra l'altro tutto questo è raccontato in maniera divertente da Copland nella sua fotografia. Volevo dirlo, che è un capitolo, c'è un capitolo proprio al Salento a Melvignano. Devo dire che l'edizione io l'ho vista e lui c'ha la batteria con i guanti. Con i guanti, sì, dell'automobilista, che sa, vita, vivere, federa, travolgente. Sì, sì, proprio. Mi sono d'accordo con te, Copland e Einaudi sono due più grandi. Io amo le percussioni a batteria, però devo dire che Einaudi è ancora più grande. Assolutamente, perché lui è molto percussivo. Bene, direi che possiamo concludere, siamo al traguardo dell'ora, e chi fosse interessato, Salento amore mio, lo facciamo rivedere, e eccolo qua, il libro di Kowalski di Pierfrancesco Pacoda, si trova per il bene, grazie Pierfrancesco, viva la Taranta, viva il Salento. Grazie per avermi ospitato, buona giornata.